Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale con Project 02 Crimson Butterfly Director's Cut, quindi la versione per la prima Xbox. E mi sono incavolata da morire perché avevo già registrato le prime due parti, i primi due capitoli anzi, però dalla 360, perché avevo finito il gioco lì quando ancora non avevo la prima Xbox. Per fortuna questo è uno di quei giochi retrocompatibili. E l'avevo finito a difficile, quindi avevo detto ma sì, facciamo partire a Incubo il Let's Play Wolfrug. Però quando vado a sistemare tutto, a fare i tagli sul computer e tutto, mi va a scatti in una maniera assurda, quindi sicuramente ci sarà qualche problema di incompatibilità col video, perché me lo fa soltanto con i giochi della prima Xbox sulla 360. Perciò, con mio rammarico, dobbiamo per forza fare nuova partita, modo originale, perché la modalità prima persona è proprio odiosa allo stato puro, e niente, andiamo di difficile invece di incubo. Io che volevo sbloccare l'altro finale, volevo farvi vedere e fare la battaglia contro Sai, finale. Ma comunque, questa prima parte sarà brevissima perché vi faccio vedere soltanto l'intro e basta. Quindi gustatevi l'intro. Is your leg okay? Does it hurt? It does a little bit. I'm fine. Mia? Yes? Never mind. Mayu, about that time back then. Mayu? Mayu! Where are you going? Ok, iniziamo subito. Vi dirò già da subito che imprecherò tantissimo contro Mayu, perché non la sopporto, non la sopporto, è uno dei personaggi che più odio proprio nel mondo dei videogiochi. E quindi spesso e volentieri mi sentirete darle della cretina, deficiente e quant'altro, perché è davvero stupida. Comunque, proprio per la sua stupidità dobbiamo inoltrarci in questo percorso, perché la nostra sorellina ha deciso di seguire una farfalla. Mayu?
A long time ago, there was a village here that disappeared during the festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. This be that place. Capitolo 1, il villaggio perduto. Ok, grosso modo la storia di sottofondo sembra esserci già. Mayu, in seguito, che è questa deficiente qua che ammazzerei, ha seguito delle farfalle purpuree e si è inoltrata per i boschi. Inoltrandosi per i boschi, in pratica c'è una leggenda, corre, che chiunque si inoltre appunto per i boschi, oltreparsi la statua delle divinità gemelle, se vi ricordate c'è stata una parte dove Mio l'ha passata e è diventato tutto in bianco e nero, insomma sono iniziato a calare la notte, e comunque chiunque l'oltrepassi viene intrappolato nel villaggio. Intanto qui prendiamo questa borsa nera che contiene due frammenti di giornale e una fotografia. Scompare ispettore Masumi Makimura, 26 anni, ispettore geologico inviato per compiere rilevazione per la costruzione della diga nell'area di tutti gli dei, è scomparso. L'area di tutti gli dei è la zona tra l'altro in cui sorge il villaggio. Makimura era stato inviato per lustrare la zona che verrà sommersa, ma non si hanno sue notizie da 5 giorni. Piccolo ritaglio. Le ricerche di Masumi Makimura, l'ispettore scomparso dal 4 del mese corrente, penso sia, sono state interrotte ieri. Il signor Makimura conduceva una rilevazione per la futura diga. Con ieri salgono i 10 giorni della sua scomparsa. Coppia. A destra abbiamo Masumi, a sinistra abbiamo Miyako Sudo. La incontreremo tra non molto. Comunque, dicevo, chi si inoltra per i boschi viene intrappolato in questo villaggio, villaggio che è scomparso da tutte le cartine, insomma, geografiche, la notte di una cerimonia, non di una festa, cerimonia. Eccola, alla nostra prima run non potremmo fotografare quello spirito perché non abbiamo ovviamente ancora la macchina fotografica. E niente, Mayu e Mio sono intrappolate in questo villaggio e dovranno cercare successivamente un modo per scappare. La prima volta che ho visto questa scena sono morta. Proprio, tutti i sensi. Comunque, e dicevo, poi dovranno trovare un modo appunto per scappare dal villaggio e niente, vedremo strada facendo quello che succederà, però per il momento questa breve intro la stoppiamo qui, perché altrimenti il capitolo viene un po' troppo lungo e non mi va di fare video troppo lunghi perché sono pesanti da seguire. Ok, ci vediamo alla prossima e grazie per averci seguito con questa intro di Project 02 Crimson Butterfly. Ciao ragazzi!